Sì, stiamo demolendo il cavalcavia, un'opera inseguita da questa amministrazione da circa 6 anni per tutto l'iter amministrativo complicato e complesso. Sono particolarmente, come dire, soddisfatto sostanzialmente perché si dà la possibilità a un intero quartiere che mi immagino per 50 anni hanno aperto le loro porte e hanno trovato come prospettiva un muro invalicabile che era rappresentato dal cavalcavia. Le cavalcavia, come dire, il cavalcavia aveva una ragione d'essere quando nacque perché vi era una zona industriale che era fiorente, un numero di macchine impressionante, circa, immaginate, gli operai erano circa 13.000 e quindi aveva una ragione d'essere che ora viene meno perché purtroppo questo sogno industriale è andato infranto e che quindi purtroppo anche tutto ciò che ruota attorno alla zona industriale è andato a detrimento, quindi pochi operai rispetto al sogno industriale e poco flusso veicolare. Detto questo, vorrei anche rispondere a quelle poche polemiche sollevate dai soliti noti, insomma, di chi fa politica e che legittimamente hanno un nuovo modo di approcciarsi alla progettualità del paese. Io dico che chi amministra deve fare delle scelte che sono coraggiose, ma sempre responsabili, quindi nessun tipo di sciagura. Certo, è bizzarro alla considerazione che chi sostiene che il cavalcavia sia un monumento storico, intanto dice una non verità, nel senso che se fosse stato monumento storico, la sovrintendenza avrebbe posto il vincolo che così non è. Ma è strano e bizzarro il fatto che queste stesse persone che rivendicano il fatto che il cavalcavia debba rimanere in piedi sono quelli che molto spesso, alcuni di loro, chiedono che la zona industriale venga smantellata perché ha distrutto, ha inquinato e quant'altro. Quindi la domanda che mi pongo a me stesso e che faccio anche agli altri è: queste stesse persone dicono da un lato che la zona industriale deve essere smantellata, le stesse persone sostengono che dobbiamo tenere in piedi un catafalco, residuato di un sogno industriale infranto, e quindi delle due una. Detto questo, mi permetto anche di suggerire, facendo anche una considerazione di ordine storico, Via della Conciliazione, quel grandissimo viale che porta alla Basilica di San Pietro a Roma e che è splendido e che dà una prospettiva alla Basilica di San Pietro bellissima, non esisteva nei secoli passati. Un Papa, pur di dare una prospettiva alla Basilica di San Pietro, rase al suolo un'intera, come dire, isolato, quindi demolendo, abbattendo case e prendendo i cittadini romani e spostandola dall'altra parte per poter dare una prospettiva alla Basilica di San Pietro. Allora, la domanda che mi faccio e che rivolgo agli altri è: se il Vescovo di Roma, il Vicario di Cristo, Dio in terra, solo per dare prospettiva alla Basilica di San Pietro, rade al sole in maniera impattante un intero quartiere, può un umile e modesto sindaco, per poter dare una prospettiva a gente che abita là, ma anche una prospettiva di riqualificazione complessiva del paese, immaginate cosa significa recuperare 3.200 metri quadri di area dove verranno fontane, alberi, panche e quant'altro, può un modesto e umile sindaco demolire un residuato e un catafalco della zona industriale come il cavalcavia senza che questo possa essere considerato sacrilego? Detto ciò, ribadisco, sono perché le critiche vanno sempre ascoltate quando sono costruttive, sono anche perché molti altri uomini politici e non possono avere una visione diversa di come potrà prospettarsi e diventare il paese. Io ho questa convinzione, la maggioranza che mi sostiene ha questa convinzione, andiamo avanti con le nostre scelte responsabili perché vorrei anche rappresentare che il cavalcavia verrà sostituito da uno svincolo a raso, da una rotatoria dove è previsto dei semafori a chiamata per permettere ai cittadini, ai bagnanti, a tutti quelli che dovranno poi andare nella zona balneare di poter a chiamata far scattare il rosso alle macchine. Abbiamo previsto l'autovelox, abbiamo previsto dopo che verrà realizzato questo svincolo a raso e la riqualificazione dell'intero quartiere anche un ponticello in legno per poter permettere il passaggio dei pedoni e dei ciclisti. Cioè, abbiamo messo in atto tutta una serie di elementi di sicurezza per tranquillizzare i miei concittadini. Non fosse altro il fatto che anche nella rotatoria ingresso Priolo lato sud, prima che venisse installata, lì ci sono stati anche morti perché veniva attraversato l'incrocio in maniera selvaggia. Da quando c'è la rotatoria si è abbassato di gran lunga il pericolo, tant'è che ad oggi, grazie a Dio, non c'è stato nessun incidente. Per questo grosso lavoro dell'abbattimento del cavalcavia abbiamo previsto nella gara d'appalto la cosiddetta clausola sociale, cioè la possibilità
che si dà ai disoccupati priolesi in maniera del tutto volontaria, perché non c'è nessuna costrizione per l'azienda che vince, di poter assumere manovalanza locale, laddove l'azienda ha la necessità di assumere. Ora, stiamo parlando di un lavoro che per circa 600.000 euro, dove il grosso è il conferimento in discarica del cavalcavia e la riqualificazione di queste aree che ho espresso in circa 3.200 metri quadri, dove verrà mattonellato e riqualificato. Quindi non c'è una grossa presenza di manodopera. Abbiamo avuto già un primo incontro con la ditta e con i sindacati, si è resa disponibile a immaginarsi l'assunzione di qualche persona che all'azienda serve. Stamattina stiamo definendo i contorni un po' di questa clausola sociale, di questa applicazione. Il tutto poi verrà probabilmente declinato con una email dell'azienda che verrà pubblicizzata e verrà messa sul sito istituzionale del comune. Tutti i disoccupati che ne hanno titolo, ma dico tutti, possono far arrivare il proprio curriculum alla mail di questa azienda, che selezionerà in maniera autonoma le persone che potranno essere assunte e lavorare per quel tratto di tempo necessario per la riqualificazione del cavalcavia. Quindi ad una opera di riqualificazione abbiamo anche inserito un contesto anche occupazionale, per quello che è possibile fare, per quello che la legge ci consente di fare, tenendo conto che la clausola sociale, per la prima volta applicata qui a Priolo e poche altre volte in altri comuni, dà questa possibilità, ma è posta su base volontaria, cioè l'imprenditore che vince non ha nessun obbligo nei confronti dei disoccupati priolesi, ma ha soltanto quella considerazione di ordine morale, cioè nel momento in cui ha la possibilità di poter assumere qualche persona, quelle persone che loro non hanno nel parco umano di operai nella ditta, non hanno altre aziende in cassa integrazione, perché altrimenti la legge prevede che devono essere prima assunte persone in cassa integrazione, tutto il resto, se è possibile e se ci sono le condizioni, come io spero e mi auguro, verrà assunto da personale disoccupato priolese.